From Graham, say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my bella a tutti, ragazzi. Qui è GTA Pro in questo nuovo video. Vi farò vedere come poter fare soldi infiniti su GTA Online con la patch 1.26 e con la patch 1.28, con un glitch veramente semplicissimo e molto efficace. Prima di iniziare vi ricordo di mettere in pace questo video per supportarmi, raggiungiamo 1000 like per questo fantastico glitch ed iniziamo subito con il video. I requisiti per fare questo glitch sono avere un amico che ci possa aiutare a fare questo glitch e avere un garage con all'interno tante car in Rebel e un veicolo che ci possa far guadagnare molti soldi. Io, ragazzi, consiglio di utilizzare la Buffalo di Franklin oppure la Panto, che sono i veicoli migliori con il guadagno. La prima cosa da fare è dire al vostro amico di avviare la rapina che si chiama Colpo alla Flica e di invitarvi in sessione. Quando, ragazzi, sarete nella sua attività, nella lobby prepartita, dovrà semplicemente avviare la rapina e quando spawnerete nella rapina l'obiettivo sarà andare a prendere la Kuruma blindata. Voi, ragazzi, vi avvicinate alla Kuruma blindata, ma non dovete assolutamente prenderla, ma dovete semplicemente farla esplodere. Quindi la fate esplodere e quando praticamente vi dirà che la missione è fallita e vi dirà se volete continuare oppure se volete abbandonare, voi, ragazzi, dovete semplicemente fare il riavvio rapido. Quindi su Xbox premete il tasto RT, su PS4 credo che bisogna premere il tasto L2 o R2, non mi ricordo molto bene, però su Xbox dovete premere il tasto RT. Quindi una volta che farete il riavvio rapido, praticamente dovete semplicemente andare nel vostro garage, prendere il veicolo che volete duplicare e uscire fuori dal garage. Ora dovete semplicemente mettere accesso al veicolo su nessuno dal menu interazione e il vostro amico dovrà premere ripetutamente il tasto triangolo oppure il tasto Y su Xbox finché voi, ragazzi, non finite. Quindi a questo punto voi entrate nel vostro garage, prendete una car in Rebel e uscite fuori dal garage. Quindi quando siete fuori dal garage praticamente il vostro amico dovrà smettere di premere il tasto triangolo oppure il tasto Y e voi dovete semplicemente salire sul vostro veicolo che volete duplicare. Quindi a questo punto entrate in garage e quando entrerete praticamente la car in Rebel di prima sparirà e al posto suo ci andrà la vostra macchina duplicata. Quindi a questo punto, ragazzi, avete duplicato il vostro veicolo. Ora vi basterà semplicemente scegliere se continuare a duplicare l'intero garage oppure smettere qui e vendere solamente un veicolo. Io, ragazzi, consiglio di duplicare l'intero garage in modo da poter fare molti più soldi. Quindi se volete continuare appunto a duplicare i veicoli, basta semplicemente riprendere di nuovo la vostra Buffalo, uscire di fuori e ripetere le stesse cose di prima. Quindi il vostro amico dovrà di nuovo premere il tasto Y sulla macchina, voi entrate in garage, prendete la Rebel, uscite, poi il vostro amico deve smettere di premere il tasto triangolo, voi prendete la Buffalo e dopodiché rientrate in garage. Praticamente avete duplicato un'altra volta la vostra macchina. Quindi è molto semplice, è veramente molto molto semplice. Però, ragazzi, quando voi siete in garage praticamente la macchina sarà invisibile. Quindi a questo punto, quando avete smesso di duplicare i veicoli, dovete semplicemente uscire dall'attività, dalla rapina. Quindi alziamo il telefono, andiamo su attività e usciamo. E quando usciremo praticamente sul garage, praticamente avremo tutti i veicoli che prima erano invisibili, che poi sono diventati visibili. Quindi potremo tranquillamente prenderli e andarli a vendere tutti quanti. Ovviamente, ragazzi, con questo glitch avremo anche bypass, quindi veramente un glitch veramente fantastico. Quindi potremo fare tantissimi soldi in pochissimo tempo. Visto, ragazzi, che consiglio di fare per chi ha pochissimi soldi, perché molto presto probabilmente verrà hotfixato, quindi per il momento è funzionante. Io, ragazzi, consiglio assolutamente di farlo se avete appunto pochi soldi. E niente, ragazzi, questo qui è il glitch. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di mettere in pace questo video per supportarmi. Raggiungiamo 1000 mi piace per questo fantastico glitch. Spero, ragazzi, che pure questo glitch qui vi sia piaciuto. Inoltre, ragazzi, vi consiglio di passare alla pagina Facebook, link in descrizione. Iscrivetevi al canale, ragazzi, è molto importante per seguirmi e per non perdervi nessun mio video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!